della Fabriano, sui quali si può eseguire disegni a matita, a carboncino, a grafite, poi pencil, pastello e, vabbè, e altre cose, e pastelli colorati. Sono da 120 di grammatura e anche arrivano a 200. La carta da disegno Fabriano Accademia è prodotta con la cellulosa di qualità senza linguina ed è senza acidi e a garanzia di una lunga conservazione nel tempo. La sua colatura in massa e in superficie la rende resistente a ripetute cancellature. È raccomandata ad artisti e a disegnatori che si dedicano agli schizzi e al disegno con matita, carboncino, pastello e via dicendo. La grammatura, come dicevo, è da 120 a 200 di grammatura e permette di utilizzare anche la tecnica del gouache. Esiste anche, no, vabbè, questo l'ho già detto, 200 di grammatura, poi c'è M294 bis. Vabbè, comunque se voi cercate questa carta, non faccio pubblicità alla Fabriano, io la uso, quindi se è un'informazione in più. La prossima volta dirò qualcosa. Esiste anche, me lo sono scritto, esiste in carta liscia, blocchi opachi, blocchi A4, A5, A2, tutte le misure. Esistono fogli di carta spolvero anche, che sono molto belli, sono quelli paglierino, e blocchi comuni da disegno per le scuole A4, quelli sono quelli che usano anche i ragazzini, i bambini, su quali si fa solo il disegno tecnico e solo a matita. Invece in quella che vi ho detto io si può usare anche il carboncino. La prossima volta ho scritto anche, perché questa quando facevo il pastello, erano tutti i miei appunti del pastello. La prossima volta faremo un'altra osservazione sulle carte. Adesso io mi sposto di là e cominciamo. Un attimo. Vi dico che se balla, attendete un secondo perché cambio la luce. Non spaventatevi. Impostazioni. È meglio liscia o rovinata? Ma come preferite voi, io preferisco un po' a buccia d'arancia, un po' più ruvida, però poi viene talmente curiosità che li userete poi tutte e due, perché la curiosità di sperimentare poi diventa irrefrenabile, quindi. Vedete bene così? Sì. Vediamo anche questa. Sì. Sì. Ho acceso un'altra di fianco, anche per vedersi meglio io. Non fa ballare, è bello fisso, no? Mi pare. Anzi, faccio così almeno ci vedo anch'io. Certe volte con questo. Oh, allora. Adesso io vi disegno sempre fiori. E poi, volevo dirvi, in questo caso, per evitare di perdere del tempo, ecco, questo non ve l'ho detto, non lo dirlo, io ho fatto così. Da una parte ho preso questo cartoncino, no? No, un legno. Da una parte ho messo il foglio da disegno e dall'altra ho messo già il disegno pronto. Almeno voi potete già fare il disegno a matita. Se volete farlo, fatelo pure su foglio da disegno, che sperimentate, non so, il carboncino, la sanguigna, la pastello. Ma se volete potete disegnarlo direttamente sul foglio d'acquarello, perché poi passiamo all'acquarello dopo quest'ora, no? Quindi vedete voi come preferite. Io adesso lo inizio. Allora, dovete sempre pensare che c'è una cornice, di non andare oltre. Giulia, scusami, Sì, dimmi. vedi che la Vedi che la fotocamera non mette per niente a fuoco? È fuori fuoco.
aspettiamo un attimo. Fuori poco. Forse perché avevo la luce forte. Ditemi quando va, perché va da sola questa qua, eh. Si organizza poi lei. Ditemi quando vedete. Già meglio. Lo so, perché bisogna attendere un attimo. Perché, addio, se magari è questa luce, non lo so, però non credo. Non balla, quindi. Adesso va meglio? Ditemi voi. Sì? Prova a disegnare. Lo sapevo. Ormai la conosco. Scusami. Giulia, scusami, sono Teresa. Non ho capito bene. Noi disegniamo sulla carta un disegno e poi dopo che... ne facciamo un altro. Ho detto, chi vuole dire bene al disegno? Faremo lo stesso. Parliamo una volta, se no. Allora, io credo di essermi spiegata. Fai come vuoi, cioè il fatto di fare il disegno su un foglio da disegno curi più il disegno, però per fare anche l'acquarello, dato che abbiamo solo un'ora per l'acquarello, se lo fai il disegno già su il foglio da disegno e da acquarello, fai prima, no? Adesso cominciamo e cerchiamo di stare un pochino più in silenzio, eh? Okay. Scusa Giulia, una cosa. Scusami Giulia, quella carta che tu hai detto io ce l'ho, ma va bene anche per l'acquarello o solo per il disegno? No, non va bene per l'acquarello, no, assolutamente. Questa è la carta da disegno, da quella che ho parlato io. Sì, ce l'ho io, quella lì, proprio quella. Allora quella la usi per il disegno, ma per l'acquarello ci vuole la carta d'acquarello. Ho capito. È chiaro. Va bene, grazie. Prego, vinto, eh? Ok. Allora, fate questi segni, no? E incominciamo a disegnare. Abbiate pazienza, lo sapete che all'inizio è un po' così, insomma. Anche io mi devo concentrare. Scusate, volevo sapere se anche a voi vedete e sentite a scatti o è solo un problema mio? Io vedo bene. E io sono a posto. Bene. Ok. Io allora vedo bene. Ok.
Posso alzare un attimino che venga un po' più giù? Avete visto quello sopra? Così? Perché se alzo troppo la telecamera vedete meno, quindi insomma, cerchiamo di mediare. Vedete sempre un foglio sulle cose fatte, un foglio se non sporcate, no, un foglio, oppure un foglio adesso non ce l'ho, e prendo una cosa così. Devo fare prima l'altra, ma vabbè. Thank you.
Queste sono primule. Vediamo. Diciamo che adesso lo disegniamo tutto, no? In questa posizione. Poi andiamo avanti. Solo che stanno girate così. Girate così. Primula, io praticamente sono andata fuori perché ho anche un pochino di pasta su. Dunque, queste sono primule di un altro colore. Così. Un po' più particolareggiata. Ho fatto vedere, ma poi con l'acquarello lo facciamo anche più grande. Oh. La facciamo di tronite questa qua, eh. Nel frattempo ci facciamo anche un piccolo bocciolo. Oh. Quelli che spuntano le così. È una cosa che spunta così. Ci facciamo un centro, questo è visto di lato, vista di là, qui ne facciamo un'altra perché è un po' vuoto. Voglio vedere questo qui a disegnarlo, fammi partire. Due bottolini così, vedete? Sì. Aspetta, una grande foglia. Un'altra qua. Un'altra qua. Oh.
mi manca un fiorellino. Ecco fatto. Adesso un po' di particolari, non so. Ah, anche qui c'è ancora una foglia, si vede, non si vede. Giulia, scusa, puoi far vedere la parte di sotto che non si vede? Un attimo. Così? Così? Sì. Grazie, grazie. Sì, sì, sì. Prego. Sì, ho visto, sì. Grazie. Hai visto? Io, sì, sì, ho visto, grazie. Io posso, adesso mi sono messa un cavalletto che posso anche alzare, ma se alzo, lo vedete tutto? No, è molto più... No, se arroppo non si vede. Ho paura che poi non si vede, oltretutto devo andare di là, devo prendere il stampello, poi di buttare giù tutto. Insomma, lo metto... questa posizione perché è l'unica posizione diciamo che voi ci vedete meglio, ecco, sul disegno. Adesso cominciamo a colorarlo perché va colorato, no? Cioè colorarlo nel senso che se voi volete colorarlo potete, se no potete farlo a carboncino, potete farlo a sanguigna, ma io non vi consiglio perché io attaccherei subito con l'acquarello. Che il disegno è già impegnativo e stare lì, io ve lo faccio, quando voi mi dite che siete quasi pronte con il disegno per l'acquarello, passiamo all'acquarello, almeno riuscite a diciamo, con un piccione prendiamo due fave, ecco. Cerco sempre di fare delle lezioni da poter avere dello spazio, perché avendo solo un'ora, capite che è molto difficile, insomma, fare un acquarello, fare pastello, insomma, bisogna cercare di... Questo lo faccio un po' più grande, magari che viene un po' più su. Eccolo qua. Anche più bella, questo lo aggiusto perché è fatto diverso, è fatto così, vabbè, allora consideriamo che la luce viene da di qua e allora l'ombra se la dà la parte opposta. Nel vostro caso non ci sarà l'ombra ma ci sarà il colore. Poi è più bello a colori, vedete che a colori, però questo essendo un esercizio di disegno è molto utile, visto che ho notato che diciamo i disegni di fiori sono un po' ostici, sono un po' difficili.
Giulia, scusa, io aspetto di fare l'acquarello. Il disegno l'ho fatto. Bisogna vedere che anche gli altri... No, io faccio benissimo l'acquarello, non c'è problema. Bisogna un po' vedere se anche gli altri sono disponibili. Se mi danno l'ok, io passo direttamente all'acquarello. Voglio dirlo loro perché sai. Giulia, lo potresti mettere un attimo in orizzontale, che così riesco a vedere bene il fondo, perché non riesco proprio a... Grazie. Aspetta. Faccio solo il disegno allora. Grazie mille, perfetto, grazie. Ma così fa così? Come si fa così? Oh cavolo, io non riesco a disegnare con tutto storto. Anche così nel telefono giri l'immagine. Sì, nel telefono puoi girare l'immagine, mi pare. Io ho il tablet, quindi non va bene. Ma tu l'hai già fatto, quindi te ne frega. Quando siete disponibili, io passo tranquillamente. Perché è inutile che lo disegno, perché vedo che è inutile che faccio chiaro scuro. Vi ho detto sempre che il disegno chiaro da questa parte, scuro dalla parte di là, chiaro, scuro. Almeno diamo un po' più spazio all'acquarello e evitiamo di perdere del tempo. Giulia, guarda che è tutto sfocato, si vede poco, non lo so. Prima si vedeva bene, adesso no. No, Walter, penso che sia un tuo problema. Io? Si vede bene, quindi... Ecco, così, non è sì, Walter, sì, Claudio, così va meglio. Così va meglio. Ma devi sapere che a volte, anche io non lo tocco, cioè diciamo che la telecamera... fuoco da sola, è un autofocus, quindi probabilmente quando va fuori fuoco, ma in questo caso non è colpa mia, può essere che magari ci sono troppe voci, troppe luci, troppe, no? Non la tua, mia, ma solitamente quando lo sistemo per la lezione è perfetto, insomma, bisogna solo attendere magari che sì, che la autofocus si metta. Scusa Giulia, movimento. Se non fa niente agli altri, se puoi rimetterlo in verticale, perché se no... Come volete voi. Io non, se così non riesco a... Ah, ecco, così. Ok, grazie. Sai cosa potete fare? Cominciare come ho cominciato sì. Io. E poi sì, sì. Tu anche infatti. Sì, infatti. Però così almeno in verticale si vede, se no in orizzontale. E a voi interessa fare il disegno adesso, no? E basta. Non vedo niente. Mamma mia. Claudio, mi scusi, esca e rientra, perché è un problema solo suo. Quindi? Quindi deve uscire e rientrare. Ah, va bene, proviamo. Le primule sono piuttosto difficiline da fare, soprattutto da colorare, però fatte le abbiamo fatte. Io ho lasciato dello spazio per fare un fondo molto delicato. Non so come si chiamano questi fiori, che li ho visti su un giornale, non so come si chiamano. Poi magari sì. Sono narcisi, Giulia.
Narcisi? Ma no, sono grandi. Sì, ma non sono della famiglia dei Narcisi. Ah, è della famiglia dei Narcisi questa? Sì. Sì, belli, ne sono. Sono carini. Però. Anticipiamo un po' la primavera. Quando qualcuno è, ditemi voi quando siete, insomma, se la maggioranza è pronta poi, mi dica, ditemi voi, io tanto abbiamo mezz'ora di tempo, perché abbiamo un'ora per una cosa e un'ora per l'altra, facciamo un po' di roba. Al massimo, se non si riesce a finire l'acquarello in un'ora, lo finite poi a casa e, come compito, insomma, vediamo di fare così. L'ora è pochissima. Dio, potete anche fare una fotografia, no? E continuare magari il disegno, no? Avete la traccia. Ciao Giulia, sono Anna. Ciao Anna. Ciao, tutto bene? Sono arrivata un po' tardi. Sì, allora fate una fotografia di questo che vedi. Ma l'ho fatto il disegno, l'ho fatto, quindi per l'acquarello sono pronta. Sì. Quante siete che avete già pronte? Due, punto due. Anch'io Clara, sono a posto. Tre. Quindi potremmo rubare questa mezz'ora da poter dare all'acquarello. Intanto avete fatto già il disegno. Per le altre che vogliono andare un pochino più piano, e io capisco perfettamente la difficoltà, fate una fotografia, ok? Taccia consente, ragazzi. Cambio? Anche perché il disegno lo vedrete anche nel mio, nella mia traccia sull'acquarello. Ok? Lo faccio per voi, per potervi fare un po' di acquarello. Io ho fatto la foto. Ecco, benissimo. No, ma la vedete anche se io giro il foglio, non è che lo vedete magari un po' più sfocato, perché... Però se attendete un attimo cominciate a vedere, anzi questo qui forse lo vedete completo perché è più piccolo. Allora io ho preparato, va bene, fuori, preparato sempre il verde, dovete sempre averlo a portata di mano. Il rosa, il giallo è molto importante, ci sono già asciugati gli accidenti. Vabbè, comunque dai, proseguiamo. Procediamo tutto asciutto. Fabri,
Partite con il giallo, colori molto delicati. Da asciutto, eh? Carta da studiare, tenetela sempre pronta, io non ce l'ho, e la preparo, eccola qua, ok. Ok. Io lavoro adesso da asciutto, eh? Lasciate i bianchi, mi raccomando, non riempite tutto il foglio. Preparate questa base di giallo, è molto molto importante. Mio riscaldamento che sopra, ieri ero al freddo perché all'ultimo piano si è rotto un cubo e ieri ero al freddo, ragazzi, stamattina anche un freddo. Allora ho acceso il convertitore del riscaldamento, freddo caldo. Già che avete il giallo, distribuitelo nelle parti tipo foglie, no? Perché intanto si prepara un po' la carta. O intanto lo stesso giallo non riuscirete mai a farlo, quindi bello anche se l'avete bene la tavolozza, è bene anche quindi, parlando di lì. Visto che c'è anche il verde, mentre asciuga lì, io faccio anche il verde, sì, ho. Perché vi ho preparato la pittura negativa, perché questa adesso diventa pittura negativa.
almeno quando fate la foglia già sapete cosa dovete fare, no? Intanto qualche... Giulia, sai che sei fuori campo, non si vede dove stai dipingendo. Ecco, brava. Mi viene naturale a volte. Anche qui un po' di giallo, noi lo prepariamo, diventa un bel colorino. L'ho disegnato talmente lubricato che non riesco quasi a vederlo. Tagliate il coltellino, siete del giallo. Siete del verde. Pulire c'è sempre tempo, Anche queste foglie qui sono asciugate, vedete, allora ci date dell'acqua e... lavorare con la acqua, acqua fa forza, quello che avete più per meglio.
lo muovo, eh? Acqua. Dato che io vedo poco, i fiori, vuol dire che farò i fiori, perché io vedo poco, lo faccio talmente schizzati, veloci, che vedo poco. Allora, facciamo l'interno dei fiori. Tac, tac. Avvisatemi se vado fuori, perché a volte lo faccio involontariamente. Lavora negativo, dobbiamo entrare in questi punti che è tutto bosco, no? E far uscire il fiorellino tutto. Anche qua. Fiore. Questo fiore metto un po' di pigmento in più e asciuga anche qua. Thank you.
Sempre soldi, si asciuga qui e andate in là, no? Adesso scendo e poi qui deve asciugare, a meno che non si asciuga, ma è meglio vederli insieme. Facciamo questi. Quindi un po' di uno e un po' dell'altro, avete la visione di come fare i fiori. Scusatemi, ma vedete limpido o sfocato? Io vedo sfocato. Non è colpa nostra, probabilmente. È problema. Io vedo limpido. Okay. Esci e rientra, come dice la Stellina. Com'è questa faccenda che la porta sempre degli altri? Come vedete, io disegno anche col pennello, no? Questo caso. Disegno col pennello. Aggiusto le figure usando il pennello. Ecco. Più forte, più forte. Questa parte qui dell'interno. Ok. Andiamo avanti. Giulia. Dimmi. Ti avviso che mancano 5 minuti, sai? Che poi facciamo il cambio con acquarello. Perfetto. Allora io mi fermo in questo momento, mi avvicino. 5 minuti, posso fare ancora una primula, per dire, no? Vediamo di fare una primula, eh? Grazie, Evelina. Facciamo una primula. Allora, primula come fatta? Dunque, è fatta così. Vabbè. Che favoloso. Rosa, rosastra. Questa è una primula rosa. Mi faccio girare un po' la testa. Dunque,
La prima è fatta a cuore, no? Fatta così. Ecco, fatta a cuore la prima. Scusa Giulia, quel negativo che stai facendo, che colore è? Beh, ho messo il giallo, il verde. Ah, le foglie sono il verde. Ho capito. Verde e giallo, sì, sì, ok. Dovrebbero vedere. Sì, ma il colore non tanto, il contorno sì. E prova a pulire anche la telecamera, perché guarda che a volte magari c'è della polvere. Io la pulisco tutte le volte che lavoro, tutte le volte che finisco la pulisco, ho iniziato a pulirla con una... cotton fioc, una roba leggera leggera, perché si forma anche dello sporco. Adesso io mi trasferisco di là e dobbiamo poi passare all'acquarello. Tanto voi avete la foglia, questa è la prima passata, poi bisogna fare le primule bianche. Le primule gialle, un lavoro piuttosto lunghino, non è una cosetta, però è anche un compito, voglio dire, alla fine. Poi avete questo bottolo qui che non so come si chiamano, buccolini, non lo so, poi questo va finito, questo qui sono i due bucanieri, non so se si chiamano bucanieri, no. Allora, io vi trasferisco di là per passare al... l'acquarello, Sì, Giulia, ci vediamo di là. Sì, ci vediamo di là.